Bellas Gay, ben ritrovati! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera dal vostro Marinoschi. Allora, in questo nuovo video andremo a parlare di Bloodhunt, il battle royale in terza persona con protagonisti vampiri firmato Sharkmob. Prima di andare avanti con il video, vi ricordo di lasciare un bel like qui sotto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e poi non dimenticate di iscrivervi e di seguirmi anche sulla piattaforma Viola dove vado ogni giorno in live streaming. E il nickname è lo stesso, Marino underscore Ski, ossia Marinoschi. Detto questo, non mi resta che augurarvi una buona visione. Let's go, Ski, let's go! Bloodhunt non se la sta passando affatto bene. Gli sviluppatori infatti hanno ammesso con l'update di settembre il periodaccio che sta attraversando il gioco, facendo mea colpa e cercando di analizzare i motivi che hanno portato a questa triste e difficile situazione. I problemi riguardanti il crossplay tra PC e PS5 implementato all'inizio, salvo poi essere disabilitato, i diversi bug risolti, tutti o in parte, dopo troppo tempo, e lo squilibrio tra i giocatori che giocano Bloodhunt da mouse e tastiera e quelli che lo giocano da controller hanno di fatto creato una frattura quasi insanabile tra la community e il team di sviluppo, quest'ultimo incapace di provvedere a risolvere tutte queste problematiche nel minor tempo possibile. Ma adesso che cosa accadrà al gioco? Sta arrivando la fine di Bloodhunt? Mediante una lettera di aggiornamento, Sharkmob ha commentato la situazione attuale del gioco. I giocatori che popolano i server sono pochissimi e questo non giustifica un inserimento a breve, medio termine, del crossplay. Nonostante questo, Sharkmob ha deciso di inserire i bot e aumentare le lobby a 42 giocatori al fine di diminuire il tempo di ricerca del matchmaking diventato fin troppo esagerato. Tornerà poi la modalità trio, che a differenza delle altre non vedrà l'inserimento dei bot controllati dall'intelligenza artificiale. Sharkmob in seguito ha promesso l'arrivo di miglioramenti per la mira assistita dei giocatori da PS5 in maniera tale da rendere il gioco più divertente e giocabile allo stesso modo della versione PC. Verranno inoltre bilanciati poteri, archetipi e armi per rendere l'esperienza di gioco il più bilanciata possibile. Infine è stato annunciato un nuovo Battle Pass da 25 livelli a tema Halloween, che sarà gratis per tutti i giocatori. Questo è quanto ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi va, ci vediamo nella praga di Bloodhunt. Let's go Ski, let's go! Oh.